tempi ci troviamo a Ottaviano, quasi al confine con Palma Campania, e precisamente al centro tra il Somma Vesuvio da un lato e i Monti Picentini dall'altro. Questo è un luogo importantissimo dal punto di vista archeologico. Ogni 20 metri c'è un pilone di acquedotto romano che portava l'acqua del Serino a Pompei. Come possiamo vedere, oltre all'amianto ci troviamo anche dei rifiuti tessili e una parte è stato anche ingentiato. Speriamo che quanto prima questo luogo ritorni alle sue origini. In realtà quello che volete voi come comitato sarebbe restituire questa zona alla sua vocazione archeologica. Sì, è infatti. Qui è un museo all'aperto qui. Qui ovunque si scava. Immaginate che a pochi metri di distanza abbiamo i caselli autostradali dove sono state ritrovate 114 tombe che vanno dal VI secolo a.C. fino all'epoca romana. E addirittura reperti della fascia. Questa zona archeologica così interessante, purtroppo ci troviamo davanti anche dei scarti tessili che sono stati incendiati. E magari fosse solo questo. Addirittura su quest'altro lato qui stiamo arrivando in un luogo dove si può benissimo vedere dell'amianto sparso e addirittura una parte che è accumulata. Questo è pericolosissimo. Addirittura si sta sbriciolando. Qui abbiamo del bitume che è anche interrato. Abbiamo scarti di lavorazione di ogni genere. C'è anche il ritrovamento di asfalto e amianto qua al centro di questa campagna, dove sotto comunque ci sono dei ritrovamenti archeologici. Questa zona la dobbiamo restituire alla nostra collettività per com'era, magari tirando fuori anche la nostra storia.